dell'architettura, dietro le quinte accade una cosa davvero interessante. È come una danza tra luce e geometria. Per realizzare edifici che resistano alla prova del tempo, dobbiamo giocare con le regole della geometria per far sì che la luce faccia la sua magia. È un equilibrio difficile a cui molta architettura moderna non presta sufficiente attenzione. Gli edifici vengono costruiti, ma non rimangono. Cadono a pezzi e scompaiono, anche senza che ciò sia causato da eventi come la guerra. È come se ci fosse qualcosa che impedisce a questi edifici geometrici di rimanere nel nostro mondo. Il nostro DNA umano è come un pezzo di puzzle incompiuto, incapace di fornire il supporto mentale di cui queste strutture hanno bisogno per esistere. Per avere veramente successo, dobbiamo considerare tutti i fattori, non solo quelli fisici. La terra, l'aria, il fuoco e l'acqua svolgono un ruolo importante, così come il potere del pensiero umano. La geometria è un'insegnante silenziosa. Mentre prende forma fisica, trasmette saggezza. Quando interagiamo con le forme geometriche, c'è un trasferimento istantaneo di energia nei nostri stessi esseri. È un dono divino, un modo per noi umani di aspirare a ideali più elevati. La geometria degli dèi trascende nel nostro mondo, plasmando la nostra conoscenza attraverso le dimensioni. Forse abbiamo dimenticato che anche noi abbiamo forme diverse. Prendiamo ad esempio i delfini. Sono una versione diversa di noi, esseri che prosperano non solo in acqua, ma anche sulla terra e nell'aria. Esistono contemporaneamente in più dimensioni, a testimonianza della loro natura gioiosa. La loro coscienza ha raggiunto un livello tale da capire che non sono mai veramente distrutti, in netto contrasto con noi che temiamo la fine. I delfini e le balene sono speciali. Emettono vibrazioni sonore specifiche che aiutano a tenere insieme il nostro pianeta. Sono discendenti di antichi esseri stellari, qui per condividere l'antica saggezza e le verità sul custodire e preservare il nostro pianeta. Queste creature marine appartengono alla famiglia della luce, e portano con sé le frequenze delle nostre civiltà scomparse da tempo. Ai tempi di Atlantide, i delfini ricevevano codici e informazioni da salvaguardare e trasmettere geneticamente e telepaticamente. Oggi trasmettono queste conoscenze a noi umani. Il loro messaggio è chiaro. Se la qualità della loro vita è in discussione, lo è anche la nostra. Sono uno specchio che riflette le nostre azioni. Purtroppo i delfini stanno abbandonando il nostro mondo in numero significativo. Si spiaggiano sulle nostre coste e rimangono intenzionalmente impigliati nelle reti da pesca. Non si tratta di un atto di ignoranza, ma di uno scopo. Lasciano il pianeta nelle nostre mani, a significare che è giunto il momento di diventare amministratori della Terra. Gli animali hanno una fiducia innata nel ciclo della vita e della morte. Sanno di cambiare semplicemente forma quando muoiono. Capiscono che un nuovo mondo sta emergendo, e che molte specie etichettate come estinte stanno in realtà passando a frequenze dimensionali diverse, avanzando verso una nuova Terra mentre la vecchia svanisce. È come se la natura ci dicesse che ogni fine contiene i semi di un nuovo bellissimo inizio. Allora, perché le anime cercano di nuotare con i delfini? È più di un semplice desiderio. È una chiamata interiore. In presenza dei delfini, riscopriamo i semplici piaceri dell'esistenza. La risata di un bambino, il calore del sole, il fresco della brezza oceanica. Tutto diventa più vivido. Ci ricorda che i tesori più grandi della vita sono spesso i più semplici. Queste incredibili creature, a loro modo, ci insegnano ad assaporare il momento, e ad apprezzare la bellezza che ci circonda. Quando entriamo in contatto con queste meravigliose creature, le nostre frequenze si spostano, allineandosi con la nostra eredità ancestrale. Ci ricorda il nostro diritto di sapere chi siamo veramente in questa complessa rete di esistenza. Comprendere il nostro vero io, è come trovare la mappa del tesoro di un paradiso nascosto. Quando lo facciamo, la nostra intera esistenza subisce una magica trasformazione. È come se si alzasse il sipario sulla quinta dimensione, un paese delle meraviglie terrestre. Ci rendiamo conto che è stato a portata di mano per tutto questo tempo, ma lo abbiamo trascurato per troppo tempo. Mentre intraprendete il vostro viaggio alla scoperta di voi stessi e della connessione con il mondo, ricordate che i tesori più straordinari della vita si trovano spesso nei momenti più semplici.
È tempo di spostare le nostre frequenze e di allinearci con il nostro vero sé, sbloccando il paradiso nascosto che è sempre stato alla nostra portata. Non perdiamolo più. Iniziate ad esplorare il vostro io interiore, e a scoprire chi siete veramente. Abbracciate la semplicità di questo viaggio, e invitate la quinta dimensione nella vostra vita. È proprio lì, in attesa di sperimentare la sua meraviglia. Il momento della trasformazione è adesso, e la chiave è nelle vostre mani. Quindi, fate un passo avanti e aprite la porta a un'esistenza più profonda e appagante. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. Aurora Rey, ambasciatrice della Federazione Galattica.